Ci manca solo che alla Carfagna diano il Nobel per la pace e poi il cerchio si chiude. Buonasera Carfagna. Buonasera, vedo che lei ha una meravigliosa... No, non la voglio interrompere, per carità, che già una volta ha perso il filo del discorso e poi anche a Sanremo... No, non si preoccupi, la lascio continuare stasera. Vedo che ha una piacevole ossessione per me, mi fa piacere. Anche io ce l'ho per lei, nel senso che mi è simpatico tanto. E qualche volta mi fa anche divertire. Grazie Carfagna. Prego. Non vorrei interromperci, ma sentiamo. Appunto. No, scusi. Carfagna, ci sentiamo dopo. Però... Dopo la stagione dei magistrati in politica, magari è iniziata la stagione dei comici in politica, dopo Grillo, aspettiamo lei. Carfagna, va tutto bene, guardi Carfagna. Scende davvero, in campo, davvero, Crozza, No, ma sì, Carfagna. Dica. Ieri. Caro. Strepitosa questa Mara Carfagna di ieri, lo dico ovviamente qualcuno, perché è stata brava dopo 3 anni che tutti si mettono lì a giochicchiare e a sorridere, a chinare la testa di fronte alle scudisciate di Crozza. Lei è andata zac, bam, sul punto debole con il sorriso fra le labbra, e bisognerà fare un monumento ormai alla Carfagna che... riesce sempre, lo ha fatto anche con la guerritissima Luisella Costamagna. Vero, vero. L'ho fatto con tante, riesce sempre a dire, vabbè ragazzi, ma di che cosa parliamo? Crozza era in difficoltà quando lei diceva scenda in campo, scenda in politica, cioè Carfagna. Non era preparato. Crozza è un genio, ma quando gli scardini il copione lo metti in grande difficoltà. Perché comunque il suo mestiere è quello, però non credo che poi no, ci sta. Uno è un attore, può anche improvvisare. Dico che non se l'aspettavano. Lui è sicuramente bravissimo, magari la prossima volta si preparerà una contromisura, però non si aspettava questo scarto. Allora Pippo Civati online, perché tutti parlano di Rodotà, ma in realtà lo spazio più lungo nell'editoriale sulle maestrine alla penna rossa e la menzione più feroce l'ha avuta lui. Ricordiamo Civati. Buongiorno Civati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come mai? Come si spiega? Leggiamo il passaggio, Flavio, che è micidiale, perché dice proprio quelli che vogliono dialogare con noi, che pretendono, quelli sono i peggiori. Come te lo spieghi, Civati? Beh, mi pare che Grillo sia in grandissima difficoltà, che prima le sue intemerate fossero scientifiche, fossero studiate con grande precisione, da qualche giorno sta attaccando un po' a casaccio, devo ecco, dire, e leggiamolo quello che non ha fatto i nomi dei 101 che hanno affossato Prodi, che vive in un partito e succhia da anni centinaia di milioni di finanziamenti, ma però è tanto buonino, lo vorresti adottare in alternativa a lanciargli un bastone da riporto. Sì vabbè, però insomma, al di là della... Quanti contatti ha portato questo insulto ieri sul suo sito? Non lo so, perché ero su una spiaggia ligure a fare una bellissima iniziativa politica, per cui me ne sono occupato fino a un certo punto. Iniziativa politica sulla spiaggia, sì. Sì, è vero, c'è una bellissima foto di questa iniziativa sul mio blog. Sì, pure le prove ci sono. Ma c'era... anche le prove. No, scherzo, ma la verità, no, però quello che posso ti ha offeso, dire ti ha fatto male? No, per niente, insomma, io non sono uno di quelli che si offendono, che si impermalosiscono. La cosa che però insomma c'è da dire è che Grillo... Oh, ma che erano comparse? E ci sono migliaia di persone qua. No, erano tutte vere, sì, erano tutte no, vere. No, un fotomontaggio, sai, una spiaggia californiana, vedi che dietro si vede un promontorio. Quello non è neanche Civati, è un maestro di surf. Esatto. Questo è Grillo, peraltro sulla destra si vede. No, ma come mai Grillo abita lì vicino? Perché in questi giorni è così, insomma, c'è una grande attesa, una grande partecipazione, proprio perché il PD attraversa una fase complicata e quindi le persone invadono. Questo famoso Occupy PD lo stanno facendo davvero, anche se poi non sempre le cronache la raccontano. So che sabato prossimo fa iniziativa con Marco Doria, stai conquistando la Liguria. Sì, infatti, ma no, beh, ci sono tanti amici anche qui. Comunque, per rispondervi su Grillo, che tra l'altro abita vicino alla spiaggia che vedete nella foto, è che forse
vi ripeto, è in difficoltà perché ha attaccato Rodotà, che era diventato anche una sua icona in queste settimane complesse alla politica italiana, ha attaccato o ha fatto attaccare Milena Gabanelli, che era addirittura quella che avevano portato come candidata a Presidente della Repubblica, ha attaccato gli elettori, anche i propri, perché di fatto quelli che non hanno più votato Grillo, lui dice no, non hanno capito, fanno parte dell'Italia peggiore, ha attaccato i suoi eletti perché questa campagna da guerra fredda sulle spie, i sabotatori, fuori nomi, non possono parlare, insomma tutte le cose che leggiamo quotidianamente sono molto pesanti, gli restava di attaccare soltanto, come dire, quelli come me che stanno cercando di avere un rapporto molto civile con loro, per cui non so se sono buonino o se sono un cane da riporto, quello che vorrei riportare un po' di civiltà nel dibattito politico, perché non si capisce bene che cosa siamo lì a fare, né noi che abbiamo i nostri problemi, né però anche il Movimento 5 Stelle, e ci sono moltissimi colleghi deputati che ieri, guarda caso, avevo sentito senza malizia dicendolo, tra l'altro i giornali di oggi che lo riportano, che sono in difficoltà perché non capiscono nemmeno loro come comportarsi, quindi non è un calcolo, non c'è trucco, non c'è inganno, c'è il tentativo solo di capire se riusciamo a fare delle cose insieme, come è giusto che sia, siccome stiamo facendo un governo con Berlusconi, che io trovo un po' abominevole, preferirei provare a fare qualcosa con questi giovani parlamentari che molto spesso condividono molte delle nostre idee e viceversa. Ma se nasce, proviamo a fare un 1+1, se nasce un gruppo grillino, diciamo così, riformista, parola obbrobriosa, secondo te il governo dell'Argentese può essere rimesso in gioco? Ma secondo me può essere rimesso in gioco e può nascere un gruppo riformista, come dici tu, anche io la trovo una parola un po' curiosa in questo periodo, se queste due condizioni ci sono, in realtà è perché si manifestano nello stesso tempo, non so come dire, cioè se c'è un momento di crisi di questo esecutivo potrebbe nascere l'ipotesi di cambiare la maggioranza, questo sì. Perché ne andare a votare perché Berlusconi lo vuole, no? Che potrebbe essere un'eventualità, ovviamente non è, per me non è accettabile, cioè non è accettabile che noi facciamo un governo così pesantemente condizionato a Berlusconi, che poi Berlusconi può far cadere da un momento all'altro per andare a votare quando gli è più comodo. Con questa azione politica che sto cercando di promuovere gli si manda un messaggio, se vuoi fare gli scherzi questa volta ne abbiamo pronto uno anche noi, insomma. Tutto qui, non è per indebolire Letta, anzi paradossalmente questa cosa rafforza Letta se uscissimo da questo clima anche noi, no, di continui richiami all'ordine, perché Luca, insomma, il PD ormai è diventato, beh, ieri abbiamo raccontato il caso Giachetti, è qualcosa di surreale, aveva tradotto, tradotto in una mozione le parole del suo segretario, si è visto sputtanato e abbandonato tutti. No, ma poi ci hanno costretto, come dire, con richiami all'ordine del tipo se non votate, praticamente una fiducia sul governo Letta, a votare contro noi stessi. Io ho cercato di spiegarlo, l'ho fatto apposta, no? Per spiegare anche il dissidio che abbiamo tutti noi, perché continuare a uscire alla chetichella perché il PD non si può permettere un dissenso sul proprio programma, è incredibile, no? Cioè, quindi proprio sulle cose a cui teniamo, noi non possiamo farle, beh, non è accettabile, insomma. Io non riesco a capire perché persone che comunque sono intelligenti come Letta e Franceschini l'altro giorno non l'abbiano capito, ho cercato di spiegarglielo davvero con intento anche costruttivo per far uscire il PD dal solito impasse, però insomma hanno preferito tenere la linea, hanno fatto intervenire tutti i capi bastoni, i capi bastoncino che sono una nuova versione, sono quelli le seconde file che sono molto arroganti nel PD perché danno gli ordini, no, per conto dei ministri eccetera. Questi sono tutti intervenuti per dire che noi avremmo dovuto votare e basta, perché questa è una decisione del partito, cioè la decisione del partito è tenere il porcellum perché sennò cade il governo, che potrebbe essere un fantastico hashtag, no? Potrebbe cadere il governo, se facciamo le cose che, a cui teniamo, potrebbe cadere il governo, capite che è una situazione che non è a lungo sostenibile, insomma. Lo soprattutto dico poi dopo il voto, che abbiamo, al quale abbiamo assistito lo scorso weekend, che in teoria dovrebbe ribaltare un pochettino che la visione del coltello, cioè chi ha il coltello dalla parte del manico, insomma. No, ma il coltello, questo è un coltello senza manico, diciamo, ecco, sì, questa è la verità, sì. Però insomma l'opinione che può venire fuori è anche il fatto che comunque la sinistra stia sprecando altre occasioni, perché comunque nonostante tutto, nonostante anche il calo generale dei voti, comunque c'è stata una, insomma, i dati parlano di vittorie comunque, quindi ci si potrebbe magari provare ad appoggiare ogni tanto su queste vittorie invece... Appunto, sto dicendo, esatto, si potrebbe prendere, come dire, lo spunto per fare cose
un po' più ordinate, anche mettersi d'accordo un po' prima, perché Giachetti la mozione insieme a noi, perché l'abbiamo sottoscritto in 100, l'aveva presentata 2 settimane fa. Esatto, noi non possiamo, cioè la Finocchiaro che parla di intempestività dopo che lei aveva presentato un progetto di legge analogo la settimana scorsa, sì, la settimana prima di questa discussione. Allora capite che, cioè, forse c'è qualcosa da sistemare nel PD. Se posso contribuire a farlo, in quell'ottica che dicevamo, lo faccio volentieri. Se sono richiamato all'ordine perché sono un dissidente, poi detto uno come me che è molto cordiale, gentile, allora facciano da soli che sono bravissimi, insomma, io sto a guardare. Senti, so che sei un po' movimentista e quindi su questo potremmo non essere d'accordo, ma io sono anche molto preoccupato dall'abolizione del finanziamento pubblico. Cioè, vorrei spiegare alla gente che se la politica finirà soltanto nelle mani di Paperone, della pubblicità di un blog o delle elargizioni occulte di qualche gruppo di potere, noi saremo veramente nei guai. E quello che mi colpisce di più è che i parlamentari, la maggioranza, i tuoi colleghi sono così deboli che anziché spiegare questa cosa, cioè che buttare per strada i 180 dipendenti del PD è una schifezza ma è un danno per la democrazia, sarebbe meglio dire ti rimborso a piedi lista, ti rimborso le spese. Invece i partiti preferiscono mantenere il controllo indiscriminato e non sindacabile di tutto quello che spendono, non trasparente, e magari farseli dare da una lobby anziché allo Stato, piuttosto che accettare una minima regolamentazione. Sì, ma infatti la proposta che stiamo facendo è proprio ispirata a quello che stai dicendo, cioè non è un'abolizione, come dice Renzi, come dice Grillo, come dice Berlusconi, del finanziamento pubblico. È un ripensamento che toglie due cose: l'automatismo, per cui c'è un rimborso elettorale, qualsiasi siano le spese, qualsiasi siano, come dire, le condizioni socio-economiche del paese, quindi si passa all'automatismo a un'ipotesi più volontaristica da parte degli elettori e dei contribuenti. E la seconda questione è che i rimborsi, se si chiamano rimborsi, devono essere legati alle spese. Io ho già proposto al PD che invece di fare tante scene e dibattiti finti, siccome noi abbiamo speso una decina di milioni di euro in campagna elettorale, non i 45 che ci vengono attribuiti da questa legge, forse sui 34 milioni che restano possiamo anche pensare di lasciarle alle casse dello Stato. Lo dico con una banalità, però forse le banalità, senza togliere il principio che se hai avuto delle spese elettorali è giusto che siano pagate, anche perché sono fornitori, se tutto è avvenuto nella correttezza è giusto che siano pagate come tutte le altre forniture di servizi. Però insomma, sì, ma di che vivono i partiti? Non è solo il problema del rimborso elettorale. Di che vivono i partiti, gli apparati, le segreterie, i responsabili dei dipartimenti che non sono in Parlamento, cioè chi li paga? Perché io preferisco che li paghi lo Stato piuttosto che li paghi, che ne so, la lobby del tabacco o la grande azienda di Stato. Il punto è che il famoso 1 per 1000 o 2 per 1000 di cui hanno parlato gli esponenti del governo è uno strumento per il quale tutti i contribuenti possono contribuire, senza, quindi con un onere per lo Stato, perché è una quota delle tasse che vengono sottratte ai conti pubblici per essere destinate alla politica. Si può fare, è tutelata la privacy del contribuente, e si può fare in modo tale che così sia finanziato il partito su base volontaria e senza un rimborso automatico che i cittadini trovano inaccettabile. Ma il principio è mantenere una quota inferiore magari dal punto di vista dei numeri, però consistente al punto da consentire ai partiti di fare le loro iniziative, di mantenere un loro apparato che non deve essere, però, Luca fammelo dire, una stratificazione geologica correntizia, per cui nel PD ci sono quelli che hanno nominato io, quelli che hanno nominato quelli, no, io non ho nominato nessuno, ma per capirci, no? Quelli giovani, quelli meno giovani, quelli della DC, quelli del PC. I 3 congressi producono 50 assunti. Perché esatto, cambia la maggioranza, ognuno mette i suoi, la minoranza deve essere garantita, quello non c'è ombra di dubbio. Però è sempre meglio quello dei Fiorito, dei Batman, che nascono dal mancato controllo. Certo, ma io sono d'accordo con te, infatti come ti dicevo ho una posizione diversa sia rispetto a chi dice lasciamo tutto così com'è perché ce n'è così, no? Ce la godiamo, per cui sono veramente cifre un po' sproporzionate rispetto alle spese e che creano meccanismi anche un po' di rendita. Però dall'altra parte non sono nemmeno vicino a chi dice aboliamo, la politica deve cambiare, perché poi quelli che lo dicono stranamente sono quelli pieni di soldi, diciamo. È questo, è questo. E vorrei iniziare a dirlo, perché guarda, facendo poi, hai visto la spiaggia come era piena ieri sera, no? Per capirci. E quelli erano tutti pagati, però.
erano tutti pagati, no, però è offerto almeno gelato. Sono persone, siccome sono un po' di sinistra, queste persone con cui io collaboro, ho il piacere di incontrare, no, come ieri sera, sono persone che non hanno grandi poteri alle spalle, quindi la mia campagna è una campagna poverissima, perché io sono uno di quelli che parlano di conflitti di interesse, di superamento dei patti di sindacato, di una trasparenza nella gestione dei servizi pubblici, degli appalti. Mi interrogo ancora, no, per capire cosa è successo nel caso MPS. Insomma, io sono uno non finanziabile dai grandi poteri. E quindi capisci che da una posizione politica come la mia, ma come tante altre, non faccio l'eroe, perché ce ne sono tanti in Italia che fanno la stessa cosa, è meno finanziata di uno che dice invece cose un po' più di più. Posso dire di destra, così almeno ci capiamo, e quelle funzionano di più. Bene. Grazie a Pippo Civati. Grazie Luca, grazie a voi. Ma tu che ne pensi di questo finanziamento?